Ciao da San Francisco, siamo qui addobbati come due cretini, ma del resto rispecchia quello che siamo, e saluta. Ciao amici. Bene. In modalità Bortolotti, con gli occhiali scuri in casa e la barba, ma il cappello me lo levo. Siamo qui per introdurvi un video che abbiamo approntato, preparato, visto che ormai la fiera volge al termine. Oggi si è chiusa la penultima giornata, a prescindere poi da quando questo video verrà pubblicato, non ne ho idea. Secondo te è una stima? Ma nelle intenzioni è sempre di sì. Ok. Nel video che vi porgiamo, vi elargiamo così ai posteri, potete dare un'occhiata all'Expo Floor, che è la parte espositiva che apre il mercoledì, quindi a metà settimana, e rimane aperta fino alla chiusura della fiera il venerdì, in cui hanno spazio soprattutto, diciamo, i grossi. C'è l'area di Sony, quella di Microsoft, quella di Unreal. Ci sono tutti i motori grafici, quindi appunto Unreal, Epic, cioè poi Nvidia. Esatto. Poi vabbè, ci sono anche le zone un po' più business, sì, quindi con parti più piccole. C'è ESV, tra l'altro, sì. Insomma, che porta come tutti gli anni degli sviluppatori italiani per dare loro spazio, per mettere di mostrare loro. Fa Espresso, che mi sembra una roba ottima. Importante. E insomma, così vi proponiamo uno sguardo veloce, nulla di impegnativo, un defatigante fra una vedente prima e l'altra, per dare un'occhiata così a com'è questo Expo Floor, che ovviamente è molto diverso da quello delle tre, perché appunto è più un far vedere cose agli sviluppatori e magari appunto avere stanzette per incontri di business, per incontri, per esempio a ESVI i suoi sviluppatori li porta soprattutto per avere incontri magari con potenziali finanziatori potenziali publisher e così via. Quindi date pure un'occhiata e ci sarà poi un altro video invece dedicato alla parte più indie dello spazio espositivo della GDC. Powered by Jim Balone. Yeah. Mario, tu non mi conoscevi? Ah, ero un piccolo bambino, non sapevo cosa stavo facendo in quel bar. Mario, tu sì lo sapevi? Lo sapevi che poteva diventare una storia quella tra noi due. Oh Mario Bros, io ti conoscevo bene per via di quella conversione per Commodore. Oh Donkey Kong, io ti giocavo, ti sognavo, ti costruivo con l'ego. E questa è una nuova avventura dei fratelli Mario Bros, l'ho capito. E io non avrò paura, io mi metterò a giocare e vincerò a Super Mario Bros. 25 anni non sono niente, niente, niente può scalfire l'amore che provo per te. Nozze d'argento può darsi, non sono sicuro però. Io sono contento svegliarmi a fianco a te, amico Mario, piace a me, piace anche a te, anche Luigi può venire insieme a te e tutti insieme salteremo in testa un dinosauro. Ah, tutto verde. Si chiama Yoshi e a volte vince, a volte perde. Canta così.
Vai, 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 vai con il Mega Drive. Vai, 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 Mega la tega. Sei mega figa, tu lo sai. Quando giochi nuda al Sega Mega Drive, va, va, vai, Mega Drive. Se tu me la dai, io ti do Mega Drive. Se non me la dai, mi terrò Mega Drive. Dammela, 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 se non me la dai. Mi accontenterò di una Sega e di un Mega Drive. Va! Benvenuti a una puntata speciale di Outcast. Outcast, il podcast che mi fa amare i videogiochi, mi fa amare la critica videoludica. Questa è una puntata che sfonda la quarta dimensione e arriva dritti nei vostri occhi tramite una tecnologia raffinata chiamata amare i videogiochi, mi fa amare la critica videoludica. Questa è una puntata che sfonda la quarta dimensione e arriva dritti nei vostri occhi tramite una tecnologia raffinata chiamata. Benvenuti a una puntata speciale di Outcast. Outcast, il podcast che mi fa televisione. Ciao. Benvenuti a una puntata speciale di Outcast. Outcast, il podcast che mi fa amare i videogiochi, mi fa amare la critica videoludica. Questa è una puntata che sfonda la quarta dimensione e arriva dritti nei vostri occhi tramite una tecnologia raffinata chiamata amare i videogiochi, mi fa amare la critica videoludica. Questa è una puntata che sfonda la quarta dimensione e arriva dritti nei vostri occhi.